Ciao ragazzi, eccoci qua su Formula 1 2013, modalità scenario anche oggi, quindi avviamoci subito tramite il menu, modalità scenario, pilota esordiente, dobbiamo fare Budapest, no Budapest l'abbiamo fatto, dobbiamo fare Monza. Ah, devo solo finire in zona punti, bene, non è difficilissimo finire in zona punti, comunque che macchina è? Una Red Bull, o una Toro Rosso, oppure è una... Di qua non riesco a vederla, piccolina così, potevano farla un attimino più grande. Comunque, vediamo un attimo cos'è. Mi sembrava una Toro Rosso. Non ne sono sicuro, però. Forse era una Red Bull ufficiale. Dai, però, stringi con i caricamenti. 14ª posizione, troviamo uno dei piloti della Toro Rosso. E infatti. È partito male, ma sembra che stia aumentando il ritmo in queste fasi finali. Sta davvero andando forte al momento, ma sarà abbastanza per arrivare a punti? Ovvio che sì, cazzo. Mi piacciono tantissimo i racconti della modalità scenario. Comunque Monza è difficile come pista, eh. È difficilissima! Oh merda! La vettura sta andando benissimo questo weekend. Approfittane per mostrare alla approfittane. Ti pensi che mi ha regalato una vittoria? Abbiamo 3 giri e siamo al 50esimo. Perfetto. Quindi abbiamo 3 giri davanti a noi, freniamo. Ma io Monza non l'ho mai fatta bene, eh. Quindi probabilmente farò qualche cappella. Ci sono tutte le staccate difficili a Monza. Le gomme sono gialle o rosse? Gialle, quindi sono super hard. No, hard, gomme hard. Quindi non dovrebbero esserci problemi di gomme. Questa è la staccata difficilissima. Frena, bene, gira. Sì, la macchina si comporta abbastanza bene, ma ovviamente è una Toro Rosso, le Toro Rosso vanno sempre abbastanza bene. Sono i piloti della Toro Rosso che non vanno abbastanza bene. Non sono delle Red Bull. Ovviamente, non sono neanche delle Ferrari, però secondo me spingono tantissimo. Dobbiamo guadagnare 4 posizioni. Noi le guadagniamo tutte staccata, oh cazzo. Oh merda. Calmo. Calmo, bello. Ok, da qui. Ti prego. Frena. Sono arrivato veramente lungo lì, Non ho capito perché va così. Oh cazzo, guarda quello. Vaffanculo. Allora, facciamo una cosa. Monza non la conosco molto bene, questo devo ammetterlo. Quindi ripartiamo, sempre finisci in zona punti l'obiettivo, non posso mica fare tutti questi errori. Le curve di Monza sono veramente le staccate, le curve... No, le chicane sono veramente difficili, non sono semplicissime. Usiamo tutto il casco anche in sesta, anche se non è consigliato, perché comunque voglio arrivare alla massima velocità per recuperare un po' di posizioni, un po' di decimi. Questa curva è molto difficile, qua si arriva a una velocità altissima, devi farla veramente bene. Monza è una pista, secondo me, difficile, non è semplice. C'ha delle alte velocità di punta, delle chicane stronzissime. Sì, dimmelo un'altra volta, sai? Per esempio, questa chicane qui è difficilissima. Non è mica così semplice come la sto facendo io adesso. È veramente difficile quella chicane. Peraltro qui ci sono delle grosse accelerazioni, il motore è sottoposto a dei carichi veramente elevati con dei supercarichi tutto accelerato, con delle frenate brusche, ci sono dei rettilini, delle curve veloci, e non è semplicissima come pista questa, è una delle più difficili secondo me. Cazzo, frena! Abbiamo già finito tutto il KERS, abbiamo rovinato metà KERS, sprecato. No, non mi sono passato, ma guarda sto figlio di puttana. Scusa, è colpa sua? No, è colpa mia, stavo perdendo aderenza. Vabbè, la colpa adesso è relativa. Non mi venire addosso. E come detto, le curve qua sono veramente difficili. Devi essere un esperto di Monza per farla bene. Io non lo sono. Ve lo dico già adesso, io non lo sono un esperto di questa pista. Anzi, non mi ricordo neanche se l'ho fatta bene l'anno con Formula 1 2012. La pista è sempre uguale, non cambia. Qua dobbiamo danzare sui cordoli. Ullala, usiamo il KERS per raggiungere la massima velocità qui. Adesso c'è la super curva a destra da fare bene. O almeno ci provo a farla bene. Con qualche staccata super, vediamo un po'. Quando usiamo l'acceleratore, acceleriamo tutto, anzi. Non abbiamo più KERS, peccato. Ovviamente DRS non ce l'ho. Sì, vabbè, non ti preoccupare. Le cose stanno diventando sempre più difficili su queste prove scenario. Ma perché arrivo sempre lungo qua? Porca troia.
che poi mi fotto le uscite dalla chicane. Non lo so mica perché vado così lungo. Sono curve comunque, come detto, difficili. Sembrano facili, cioè Monza secondo me, poi non è che si chiama Imola. Si chiama Imola infatti, e io dico sempre Monza. No, è Monza, non è Imola, Imola non c'è più. Qua abbiamo tagliato un po'. Va bene così, purtroppo era lungo. Non sapevo che fare. Va bene. Purtroppo là ho tagliato in modo abbastanza cattivo anche. Però dai, ci può stare. Non mi ricordo più dove cazzo sono. Questa non è Monza. No, è Monza. O è Imola. Mamma mia che confusione che c'ho in testa. Peraltro una volta fanno... Anche perché con le classiche ci dovrebbe essere Imola. Mentre con le 2013 non c'è Imola. Perché Imola è stato tolto dal mondiale. Non lo so, comunque è un circuito difficile, me lo ricordo, è famosissimo. È italiano ovviamente. Oh cazzo, guarda Sottili come frena forte. Che cazzo ti freni in quel modo? Avevi paura a fare la curva. Dai Sottili, dammi il DRS. O dammi la scia almeno. Cazzo, ultimo giro dobbiamo prenderne due. Ok, abbiamo il DRS aperto, ma è lontano. Cazzo, scintille. Scintillano. Bianco. Ok, ci sono. No, così, cazzo, volevo recuperare con il flashback. Però niente, dai. Proseguiamo ancora. Cazzo, devo superare assolutamente Perez. Altrimenti non prendo punti. Il mio obiettivo è la decima posizione. Comunque sono difficilissimi sti cordoli, Qua devi conoscere veramente la pista. È importantissimo conoscere la pista. E poi non voglio ripetere lo scenario per una posizione. Perez, ti puoi fermare gentilmente? Sparategli quell'uomo. Peraltro mi sembra che lui avesse una fidanzata abbastanza gnocca. Perché l'ho vista, era lui, non mi ricordo più, L'ho vista ai box, o forse era quella di... Boh, non mi ricordo più, vabbè, comunque. Andiamo. Saltiamo qui come dei grilli. Perez, porca troia, fermati un po'. Stacchiamo forte a questa curva adesso, Dobbiamo assolutamente vincere. Cioè, no vincere, dobbiamo assolutamente arrivare davanti a lui. No, ma che, mica ce la possiamo fare. Non c'ho neanche il KERS. No, dai, cazzo. Dobbiamo riprovarci di nuovo perché non ce la facciamo. Cazzo. Ok, dai, riproviamoci. Dai, ho capito, non fa niente. Guarda che non mi fa schiacciare niente. Dai, ricomincia. Qual è il 17 adesso? Ha segnato una brutta gara per il pilota della Toro. Sì, dai. Ok, ci risiamo, rifacciamo adesso che abbiamo un attimo imparato il circuito. Però è difficile questa. Sembrava più facile, sembrava. Ok, qua la sto facendo abbastanza bene. Ullala! La vettura si sta comportando bene. Non ti dico. Peraltro non capisco se ho le gomme hard o le gomme super soft. Però le super soft dovrebbe essere rosse, non gialle. Arancioni, cioè. Adesso neanche mi ricordo più i colori delle gomme. Pensa un po' a te come sono messo. Che sto registrando comunque tutto di seguito tutti i scenari uno di seguito all'altro. E c'ho ancora il nervosismo della Vermedia, del fatto che non mi registrava. Di VLC che si era andato in pappa. VLC mi faceva vedere tutti i video in bianco e nero. Non avevo mica capito subito che fosse un problema di VLC. Vaffanculo, mo ti sbatto fuori. Ok, prima posizione recuperata. Ce ne mancano altre tre. Non usiamo il KERS qui. Proviamo a usarlo dopo col DRS magari. Sarebbe la cosa ideale. Dai Gutierrez, vai questa macchinina che mo te la brucio. Ok, usiamolo qui per stare dietro a Gutierrez e prenderci poi il DRS. Oh cazzo, sono arrivato lungo. No, stai fermo, stai buona macchinina. Qui c'è il DRS. Cazzo, non ce l'ha dato. Peccato. Qua ci voleva proprio il DRS. Potevamo sorpassare Sutil, che vuol dire ragazzo magro. Oh no, cazzo, sono tutto fuori. Però sono dietro, ci siamo, Gutierrez. Ok, ho fatto un po' il funambolo su quei cordoli, però ci sta, dai.
E vaffanculo tu e la zona punti. Non sono i punti l'importante, ma lo spettacolo. Dai, 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 dai. Spingi con sta macchinina. Ho capito. Controlliamo le gomme, sono a posto. No, no, abbiamo tutto a posto. L'ultimo giro possiamo mettere anche la miscela elevata. Guarda che puttana. Gutierrez di merda. Chi è lui? Sutil, vieni qua. Mettiamo la miscela elevata. Miscela elevata messa. Abbiamo due giri di miscela elevata, quindi è giusto usarli. Oh, guarda come va la macchina con la miscela elevata. Ullala! Ma che cazzo di spostamento ha fatto? No, scusa. È stato lui a... Guarda lì. Si è spostato lui, si è spostato tutto in una volta. Ullala, ullala. Così non mi farà mai vincere. Ma vaffanculo. Allora, replay istantaneo. Ah, sempre qui, bene. Pigiamo forte, tagliamola dritta. Ok, non datemi la penalità, per favore. Ok, niente penalità. Comunque è stato sutile a spostarsi d'improvviso sulla mia traiettoria. Io ero in traiettoria e lui si è fatto uno scatto che non me l'aspettavo, veramente. Non ha guardato negli specchietti, c'ero io. Ok, sorpassiamolo qui. Chi è? Non so neanche chi sia. Vabbè, DRS aperto. Solo che ce l'ha aperto anche lui, mi sa. Dai, guardalo. Cioè, non mi lascia spazio. No, ma scusa, che cazzo dici? Non mi lasciava lo spazio, mi stava sbattendo fuori. Quello è sbattere fuori, è chiudere la porta in faccia, guarda. Porca troia. Scusa, un attimo di... Sì, ma questo lo sorpassa adesso che c'ho il KERS. Scia, ullala. Guarda come mi spingono fuori. Figli di puttana. Dobbiamo difenderci adesso perché loro hanno il DRS aperto e noi invece DRS non ne avremo. Comunque dei gran figli dei mignotta. Come si fa a guardare dietro? Ok. Cioè mi hanno tagliato. Una volta mi hanno sbattuto fuori e poi ho fatto l'incidente. E una volta mi ha tagliato la strada. Ok, questa è la curva difficile, cazzo. Curva macchina. Ok, usiamo un po' di KERS qua. Quarta, ci siamo. Dobbiamo uscire forte da quelle, dalle chicane soprattutto. E quella lì dopo il traguardo è veramente dura, difficile da fare. Perché arrivi forte, devi frenare, poi è molto lenta. Devi saltarci un po' anche. Comunque si perde veramente tanto tempo sulle chicane qui. Oh cazzo, sono lungo, l'ho tenuta, ci siamo. Mi scuso se questo scenario è uscito un po' più lungo, ma... Cazzo! Mi hanno tagliato 50 volte... Cioè, ho avuto tanti incidenti non causati da me. Cioè, io lo dico quando è causato da me, però se non c'entro niente, non c'entro niente. Ok, qua possiamo danzare abbastanza agilmente sui cordoli. Non ci dicono niente. Ok, sesta, ci siamo. Vettel ha vinto. Ovviamente vince sempre Vettel. Vettel è amico di Papa Ratzinger. Ok, dai, accelera, che tanto pure che si finisce la benzina non fa niente. Ci siamo, dai, ce l'abbiamo fatta. E vai, cazzo. Mi ha fatto 150 volte. Su, dai, ti prego, riparti. Comunque era Ricciardo, che l'anno prossimo vi dico che sarà in Red Bull, seconda guida. Ce l'ha fatta, ovviamente ce l'ho fatta. Bravo, grazie, ci prendiamo anche gli applausi. Sono un po' egocentrico, ma va bene. Mi piacciono tantissimo, queste modalità scenario così semplici, veloci, mi piacciono. Ce ne manca una, mi sa, comunque era Monza, ci manca San Paolo. E quindi, niente, ci vediamo domani e faremo anche San Paolo. Ciao!